con i valori della prof dell'Isiacit. Siamo cresciuti con i valori della rivoluzione francese, ma questo aspetto non ce lo dice mai nessuno. No. Claudio va ringraziato innanzitutto, sindaco, buonasera e buon pomeriggio, grazie a voi di aver avuto la pazienza di oggi, mi pare di aver capito che è stata una giornata molto complessa, no? quindi stare dall'inizio alla fine attenti non è semplice. Claudio va ringraziato, Claudio Saltarelli va ringraziato, perché è stato soprattutto grazie a lui che si è cominciato a capire qualcosa, a conoscere qualcosa di più. È successo pure a me, a capire qualcosa di più sui fatti del 1799. I documenti filmati che avete visto già ci fanno capire a grandi linee quello che è successo. Però è bene in due parole proprio sintetizzarli. Perché i Giacobini arrivano, perché i francesi, perché i Giacobini arrivano in Italia? Arrivano in Italia perché c'era il disegno egemonico di Napoleone Bonaparte di piegare qualsiasi Stato europeo alla grandeur francese. Quindi i napoleonici, i giacobini, non vengono in Italia per portare, e lo vedremo successivamente, i valori fondanti, no, della rivoluzione francese, ovvero sia libertà, egalità e fraternità, ma vengono solo e esclusivamente per depredare, per arraffare. L'Italia era il granaio. Ecco, Napoleone, il disegno di Napoleone era quello di fare della penisola italica il granaio della Francia. Ed ecco perché tutte le ricchezze prendono il largo e vanno su. Molte di quelle opere italiane che oggi troviamo sin da qualunque furono trafugate proprio nel 1798 e 1799. Dopo aver piegato la resistenza dei ducati dell'Italia centrale, e quindi favorito la costituzione delle effimere repubbliche, no? Vi ricordate sui libri di storia la Repubblica Cispadana, la Repubblica Cisalpina, e ci si imbeveva di queste parole, ecco perché Napoleone era venuto in Italia a portare la libertà. No, erano dei simulati di repubbliche, ma in effetti erano degli stati fantocci, quello che poi accadrà anche nel Regno Unito. Dopo aver piegato quindi in Italia centrale, gli staterelli in Italia centrale alle esigenze della madre patria francese, l'esercito giacobino viene invade lo Stato Pontificio, approfittando anche della debolezza del pontefice vecchio malato Pio VI, e che addirittura viene imprigionato e poi morirà in cattività, in prigionia, e subito chiaramente c'è l'invasione del regno di Napoli. E qui purtroppo siamo costretti a evidenziare una situazione che il sindaco già precedentemente aveva accettato. Stesercito Borbonio, caro sindaco, non è che abbia dato grande prova di sé, non soltanto nel 1799, ma ancora di più nei fatti del 1860. E perché? Mentre nel 1860 c'è il fenomeno del tradimento di parenti ufficiali dello Stato Maggiore, nel 1799 c'è l'incapacità di contrapporsi a questo esercito giacobino. Questo esercito giacobino, all'incirca 20.000 uomini, che era guidato da un ufficiale giovanissimo, che era Championnet, ma che era numericamente di molto inferiore alle truppe borboniche. Le truppe borboniche che erano guidate da un ufficiale austriaco, era un barone austriaco, e già il nome altisonante, Karl Marx von Liebknecht, pare un po' i film di Fantozzi, vi ricordate, no? Quando si udivano tutti questi nomi. Questo generale, questo barone Marx austriaco, era effettivamente un grande teorico della guerra, però insegnava delle migliori scuole di guerra austriache,
però non aveva mai combattuto da battaglia in campo aperto, quindi era la prima volta che si trovava a dirigere un esercito. Fatto sta che i risultati li abbiamo visti: l'esercito si scioglie, viene battuto ripetutamente alle porte di Roma, inizia questa ritirata che poi si trasforma in una rotta indecorosa, giunti nell'Iri, addirittura gli ufficiali borbonici pensano bene di sparsi nei cantoni e delle munizioni, buttando tutto nel fiume, e quindi insomma è inutile che vada avanti, che si era capito che era una rotta indecorosa. Nel frattempo i sovrani, la corte borbonica, è costretta a trasferirsi a Palermo, via mare, sulle navi dell'ammiraglio Nelson, e gli unici in questa situazione di sfacelo, gli unici che pensano di combattere gli invasori è la popolazione, è la gente, come diceva Claudio. A Napoli c'è una resistenza feroce da parte dei Lazzari, ne muoiono oltre 10.000 nel tentativo di impedire a Sciampio di entrare con il suo esercito, a Napoli. Lo stesso Championnet, che avrà parole di elogio nei confronti dei Lazzari napoletani, e dice che se queste persone, se questi Lazzari fossero stati ben diretti, avrebbero rischiato di vincere la guerra. Quindi, se l'esercito si dilegua, il popolo prende le armi e combatte gli invasori. C'è anche l'apporto dei collaborazionisti locali, perché mentre i Lazzari cercano di impedire l'ingresso dei francesi, i collaborazionisti locali, i cosiddetti patriotti napoletani, si erano imbaroniti nelle fortezze di Napoli e bombardavano i loro stessi concittadini che cercavano di opporsi a Championnet. Fatto sta che viene proclamata alla fine di gennaio questa Repubblica napoletana una e indivisibile. Il primo presidente di questa Repubblica, purtroppo, che era il nostro conterraneo, Rettico di Terra di Lavoro, che era di Teatro, famoso Teatro, no? Famoso per altri eventi successivi, che era Carlo Lauberg. Nel frattempo viene proclamata questa Repubblica napoletana e il manifesto. Ecco, io vi invito, se voi andate su internet, troverete sicuramente il primo numero del Monitore Napoletano. Che cos'è il Monitore Napoletano? Era la rivista ufficiale della Repubblica Napoletana ed era diretta dalla Eleonora Pimentel Fonseca, che fino a qualche anno prima era quasi la dama di compagnia della regina di Ferdinando IV. Poi invece cambia e va sull'altro versante, sull'altra storia, e lei parla, e questo è importante per far capire perché non ha attecchito la Repubblica Napoletana, questa è la spiegazione madre perché non ha attecchito. Lei parla nel primo articolo, che è, ripeto, il manifesto della Repubblica Napoletana, parla di libertà e di eguaglianza. Manca qualcosa, manca la fraternità, la fratellanza. E sapete perché? Perché questi aristocratici, che erano gran parte, Claudio ha chiamato prima galantuomini, forse l'espressione è esatta, erano in gran parte aristocratici di un certo ceto sociale e non potevano affratellarsi con quelli che chiamano la plebe, non potevano affratellarsi con i Lazzari. Ecco perché la rivoluzione napoletana, la Repubblica Napoletana fallisce. Ecco perché Vincenzo Cuomo parla di rivoluzione passiva, ecco perché Benedetto Croce, che pure non è un aficionato a suborbonico, un supporter, un tifoso, un ultra, come vogliamo chiamare, dice che lì c'era l'errore principale, non aver coinvolto la plebe, non aver coinvolto il popolo, ed ecco perché il popolo prende le armi e accorre ad infoltire le fila dell'armata reale cristiana del cardinale. E qui entra in scena, con un coup de théâtre, come si direbbe, in Francia, il famoso cardinale Fabrizio Ruffo, duca di Paravello, duca di Bagnara Calabra. Lui era originario di una grande famiglia calabrese, era nativo di San Lucio, dove noi siamo stati a presentare questo libro qualche anno fa.
e dà una straordinaria intuizione. Si presenta a Palermo, alla corte di Ferdinando di Maria Carolina, e dice: ma guardate, voi state pensando di guarnire le forze della Sicilia, le coste, per non far venire i Giacobini. Facciamo l'inverso, passiamo noi all'attacco, attacchiamoli. E allora gli dico alla corte: sì, caro cardinale, siamo d'accordo, ma con quale esercito? Noi non abbiamo più un esercito. Non vi preoccupate, dice il cardinale, lo comincerò a radunare io, a cominciare dai miei fedeli calabresi. Essendo lui un calabrese, aveva parecchie aderenze in Calabria, quindi. E effettivamente così, tra lo scetticismo, parte questa spedizione. Si passa in Calabria, ci si ferma sulle terre del fratello, il cardinale Ruffo, lì cominciano ad affluire ex soldati, agricoltori, contadini, artigiani, commercianti, a cominciare da quel nucleo dei calabresi. C'è un bellissimo proclama che il cardinale Ruffo sul libro Petrovasi ne dà notizia, in cui si parla proprio, si dice, il cardinale Ruffo si rivolge agli amici calabresi esortandoli a prendere le armi e quindi a cacciare i Giacobini. Dopo qualche mese, dopo qualche settimana di preparazione, parte questa spedizione alla metà di, siamo alla metà del febbraio del 1799, ci sono degli scontri con i giacobini francesi, con i collaborazionisti locali, ad Andria, ad Altamura, però insomma all'inizio di giugno l'armata reale cristiana di Fabrizio Ruffo giunge alle porte. Ma qual era stato il segreto di questa impresa mirabolante, data quasi dal niente? Era stato di aver capito da parte del cardinale Ruffo che poteva e doveva sconfiggere i giacobini atei e miscredenti adottando il simbolo cristiano, il simbolo della croce. Il sindaco precedentemente aveva detto, aveva ricordato la famosa battaglia di Montevilvio tra Costantino e Massenzio, stiamo parlando del IV secolo, del III secolo dopo Cristo, quindi quando Costantino in un sogno sogna questa croce sorretta da angeli, il giorno dopo assume questo vessillo della croce come suo simbolo dell'armata e sconfigge i pagani di Massenzio proprio nel nome e sotto il simbolo della croce. Il cardinale Ruffo fa la stessa cosa, praticamente, adotta la croce, perché la sua era un'armata cristiana e quindi contro l'altro della libertà, che era il simbolo del paganesimo dei francesi, lui contrappone la croce. Signori miei, non c'è battaglia. Io vorrei sfidare quanti meridionali come noi non sono attaccati ai valori cristiani, ai valori della religione, alla croce, ai simboli, alle chiese, alle statue dei santi, alle processioni. Cardinale Ruffo mette in piedi questa idea generale. Quindi l'armata che da un lato è cristiana, ma dall'altro è reale, perché lui vuole fare nient'altro che riportare i Borboni sul trono di Napoli, in questo caso Ferdinando IV di Borbone. Una parte della storiografia, sempre troppo partigiana, ha adombrato il sospetto che il cardinale Ruffo avesse fatto questa impresa per prendere il posto del re. Non è assolutamente vero, ci sono dei carteggi fra il cardinale Ruffo e la regina Maria Carolina e soprattutto l'Acton, il ministro Acton, in cui il cardinale Ruffo ogni santa cosa che fa ne dà notizia e menzione come lettere al re. Quindi lui agiva in nome e per conto del re. Giungono a Napoli ai primi di giugno del 1799, c'è la battaglia al Ponte della Maddalena, dove le truppe di Ruffo sconfiggono quello che rimaneva della armata giacobina. Muore il generale Mirz, che era uno di quelli che erano passati, aveva fatto il salto della guardia, passato dai Borboni ai giacobini. Fatto sta che il giorno 13 di giugno, caro sindaco, quindi mi fa piacere che questa circostanza bene augurante anche per Castellino del Piperno, in
quando voi avete vinto, la proclamazione è stata il 13, mi pare che avete. Siamo stati proclamati il 13, l'11 e il 12 abbiamo lottato. Benissimo, il 13 di giugno del 1799 il cardinale Ruffo fa il suo ingresso in Napoli. Osannato dalla popolazione, San Gennaro fa il solito miracolo, la Dottor Del Vero l'aveva fatto anche quando era entrato Championnet. E qui c'è questa storiella che è un po' tra il seme e il faceto, quando si dice che i napoletani, che avevano gradito molto l'ingresso il 13 di giugno la liberazione, chiamavano così, dai giacobini, si erano talmente incazzati con San Gennaro che aveva consentito l'ingresso dei giacobini, che mettono San Gennaro da parte e adottano Sant'Antonio di Padova, che è la storiella, sì, Napoli sono molto poi fantasiosi. Fatto sta che il cardinale Ruffo riesce a riconquistare Napoli, qualche tempo dopo ritorna il re, dopo qualche mese, quando ormai si erano calmate le acque, c'è un contrasto fra il re Ferdinando IV o soprattutto fra l'ammiraglio Nelson, la regina Maria Carolina e Ruffo. Ruffo potrebbe adottare clemenza nei confronti dei traditori, tra virgolette, dei collaborazionisti, mentre il Nelson e soprattutto la regina Maria Carolina sono situazione più dura, per la repressione. Aperto una piccola parentesi, la regina Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV di Borbone, è la sorella di quella Maria Antonietta, qualche anno prima era stata decollata in Francia, quindi qualche timore per il suo corpo, insomma, ce l'aveva. Insomma, e viene, comincia la reazione, vengono istituite le giunte di scrutinio e vengono mandati a morte un centinaio di patrioti napoletani, quindi abbiamo Domenico Cirillo, quindi Ignazio Ciaia, Pagano, due donne, la più bella è Fonseca, che era la direttrice del monitore napoletano, e Luisa Sanfelice, che infatti nel 99 c'entra un po' come capo cameretta, però furono solo le uniche due donne che vennero uccise. E qui c'è la leggenda nera, no? dell'assolutismo borbonico, della crudeltà, della repressione, della classe dirigente del meridione che è stata decapitata dalla mannaia borbonica, come se 100 persone costituissero la classe dirigente di un intero paese, mi pare un po' paradossale. Ma ammettiamo pure che sia stato così, che la repressione sia stata violenta, si poteva sicuramente fare di meglio, e il Ruffo infatti era per la plantizia. Ma ci siamo mai domandati o ci siamo mai chiesti quanti furono i morti dall'altra parte? Solo di Lazzari morirono 10.000 persone a Napoli per contrastare i giacobini Champion. E poi abbiamo visto i Solavini, 534 persone, quello non è un film, quello è una cosa vera. Nella chiesa di San Lorenzo furono scannate letteralmente 350 persone che lì si erano rifugiate cercando di trovare riparo. In tutte le Solavini, che è quella bella città con la cascata, che non so se qualcuno di voi conosce, furono ammazzate 534 persone in un solo giorno. Io ho avuto i brividi del consultare i libri mortuori e di vedere pagine di tombi morti, 534 persone in un solo giorno. E poi sei monaci di Santa Rita di Casamare, che sono stati proclamati santi proprio questi beni. E i morti di Traetto, in turno, 350. A Castelforte, perché i giacobini si ritiravano su due direttrici, una era la via interna e seguiva la via Casilina, quindi da Capua, quindi Cassino, allora San Germano, Sora e poi Roma, ma passavano anche per l'Appia, la regina di Arno, e quindi Traetto, oggi Minturno, Castelforte, Itri, paese che andiamo. Quello che fece Carafa da questa parte. Quindi, diciamo, anche qui in Molise ci sono state delle stragi terribili. Qui in Molise il partigiano per eccellenza era l'abate Proprio che si è spinto fino all'Isernino proprio per combattere i collaborazionisti locali e i giacobini. Quindi, perché sono importanti queste manifestazioni? E mi avvio alla conclusione. Innanzitutto sono importanti perché
ci fanno capire quella che è stata la storia vera, quella che è stata la nostra identità, quello che noi abbiamo subito per mano di oppressori stranieri. Quando parlo di oppressori stranieri parlo sia non solo dei fatti del 1799, ma anche dei fatti del 1860, perché anche quelli, signori, erano oppressori stranieri. I piemontesi, i nostri fratellastri piemontesi, non parlavano neanche italiano, parlavano in francese. E quando interrogavano il contadino di Castellino, perché era stato trovato con il coltello in mano e quindi in base alla famigerata legge Pica veniva condannato e fucilato sul posto, ricorrevano all'interprete, perché loro non capivano la